Bentornati su Fai Sport Italia o benvenuti se è la prima volta che finite su questo canale. Il match che abbiamo visto stanotte è stato qualcosa veramente di spettacolare e prima di parlare delle varie polemiche e del verdetto dei giudici ci tengo a sottolineare che va riconosciuto a questi due grandi campioni il coraggio di mettere in gioco la propria legacy e le proprie cinture. Come ho detto anche in altri video, questa cosa purtroppo nel pugilato non succede spesso. Anzi, di solito quando i pugili sono imbattuti, come Beterbiev e Bivol quando sono arrivati a questo match, difficilmente hanno il coraggio di mettere in palio il loro record e il loro zero, perché sappiamo che c'è questa tendenza nel pugilato moderno a credere che se un pugile ha zero sconfitte sia imbattibile e se invece ha qualche sconfitta in realtà non è così forte. Io non sono assolutamente d'accordo con questo punto di vista e credo che comunque qualche sconfitta ci sta, perché deriva dal fatto, nella maggior parte dei casi, che ti sei voluto misurare con qualcuno che è al tuo livello o più forte di te. E questa è una cosa che secondo me fa onore a tutti i pugili. Parlando velocemente del match, la prima cosa che ho pensato ieri sera è che è stato comunque molto equilibrato. È stato combattuto dal primo secondo del primo round fino all'ultimo secondo della dodicesima ripresa. E questa è una cosa che mi ha davvero entusiasmato. Da un punto di vista tattico, Beterbiev ha fatto quello che fa Beterbiev, ovvero essere molto aggressivo, portare tanti colpi e cercare comunque di chiudere la distanza al suo avversario, che come sappiamo bene è dotato di un grandissimo footwork ed è in grado di portarti delle combinazioni esplosive da 3, 4, 5 o anche più colpi con una facilità e una scioltezza davvero impressionante. Dmitry Bivol ovviamente non è rimasto davanti a Beterbiev per tutti i 12 round a scambiare, e questo non vuol dire che è scappato, come spesso si tende a dire in queste occasioni. Per quanto mi riguarda, comunque, la scelta di muoversi così tanto e provare continuamente ad uscire e a rientrare da altre angolazioni era la scelta giusta. Ora, io, per l'amor di Dio, sono solo un grande appassionato, mi alleno e non sono di certo esperto come il team di Bivol, ma credo comunque che la loro strategia fosse questa, ovvero muoversi tanto e non rimanere fermo davanti a uno con le mani pesanti come Beterbiev. La conseguenza di tutto questo è stata che Bivol non è riuscito a portare un volume di colpi maggiori del suo avversario, anzi è stato proprio Beterbiev a portare più colpi. Infatti, se guardiamo le statistiche a fine incontro, sono veramente impressionanti. Il fatto che Beterbiev abbia portato 1023 colpi lo trovo veramente assurdo, sono quasi il doppio di quelli che ha portato Bivol. Ma non lasciamoci ingannare da questa statistica, perché come potete vedere bene, i colpi portati a segno sono all'incirca uguali, 218 per Beterbiev e 213 per Bivol. E invece i colpi significativi sono decisamente a vantaggio di Bivol, che ne ha portati all'incirca il doppio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante Beterbiev sia stato molto aggressivo e abbia portato un volume di colpi impressionante rispetto al suo avversario, l'80% circa, poi correggetemi se sto sbagliando i conti, dei colpi portati da Beterbiev sono finiti sulla guardia di Bivol. E questa secondo me è una cosa molto importante, perché nel regolamento del pugilato, che potete comunque trovare online dappertutto, la difesa è una cosa che conta molto, ovvero i giudici alla fine dell'incontro devono tener conto di questo parametro. Bivol a fine incontro ha detto che nonostante lui avesse sempre la guardia alta, anche se i colpi di Beterbiev arrivavano sopra il suo guantone, lui li sentiva lo stesso, e anche questo non è da sottovalutare, perché comunque alla fine di 12 round, anche se ti sei parato e hai preso sulla guardia quanti 800 colpi circa,
comunque vada, li senti, e chiunque pratichi questo sport sa che comunque anche i colpi che arrivano sulla guardia, se sono veramente potenti, un minimo li senti. Immaginatevi prendere un colpo da Beterbiev, insomma, non deve essere una cosa molto simpatica, anche se sei chiuso bene nella tua guardia. Adesso che abbiamo visto un po' di numeri e un po' di statistiche, parliamo un attimino del verdetto dei giudici. Allora, ho riguardato il match oggi perché ieri sera, alla fine dei 12 round, ho detto boh, non lo so chi può aver vinto. Ovviamente mi sembrava che Bivol avesse fatto qualcosa di più, però tutto quel numero di colpi portato da Beterbiev comunque avrebbe potuto influenzare i giudici. Vi dico la verità, in realtà pensavo li dessero un pari. Oggi mi sono riguardato l'incontro, anche perché leggo un po' ovunque che la maggior parte delle persone, ma non solo fan, anche addetti ai lavori, altri pugili, allenatori, insomma quasi tutti dicono che questa vittoria di Beterbiev sia stata un po' rubata. Allora, c'è da dire che non c'è stato un netto dominio da parte di Bivol, perché come ho detto prima il match è stato molto bello, è stato veramente combattuto ed è quello che un po' ci si aspetta quando nel ring entrano due pugili di questo calibro. Però riguardare il match a mente fredda, sinceramente, mi ha fatto pensare alla fine che effettivamente la decisione dei giudici non sia stata proprio corretta. Ora non voglio stare qui a dire il match è rubato, che scandalo. Di base io sono uno, chi mi segue lo sa benissimo, che cerca di vedere sempre il bello dalle situazioni. In questo caso sono contento di aver visto un match del genere. Non so se c'era una clausola per il rematch, se qualcuno di voi lo sa me lo faccia sapere, e mi piacerebbe rivedere un altro incontro tra loro due. Io spero sempre che vinca lo sport, nel senso che quando c'è un incontro del genere spero sempre che sia un bellissimo match, che mi appassioni, che mi faccia rimanere lì teso fino all'ultima ripresa. Detto questo, però, non si può negare che il malcontento di tutti i fan in un certo senso sia comprensibile. Ovviamente c'è anche chi dice che la vittoria di Beterbiev è giusta, e io non sono nessuno e non sto qui a dire che è sbagliato pensarla così, perché ognuno di noi per fortuna ha idee diverse, e il bello di condividere queste idee sulle varie piattaforme online è proprio perché poi ognuno può dire la sua, scambiarsi commenti e opinioni. Qualcuno mi ha commentato su un altro social che probabilmente l'influenza di Kadyrov sia stata determinante per questo verdetto. Allora, non voglio entrare molto in merito di questa questione, perché preferisco, in modo forse un po' romantico, cercare di tenere fuori queste cose dallo sport, anche se mi rendo conto che lo sport in generale, soprattutto il pugilato, è molto influenzato da interessi politici, economici e quant'altro. Chi conosce Kadyrov sa benissimo che è un personaggio molto ambiguo, ma è anche molto influente negli sport da combattimento, che sono una sua grandissima passione. Io voglio pensare che non ci sia stata nessuna influenza in questo caso da parte sua, e che comunque quando un match così combattuto finisce nelle mani dei giudici, ormai abbiamo già la consapevolezza, perché l'abbiamo visto in tantissime occasioni, che il risultato può essere sorprendente. Non voglio neanche paragonare questo verdetto a quello che c'è stato tra Haney e Lomachenko, ad esempio, ma potrei fare decine di esempi, perché quello è stato veramente scandaloso, anche secondo me. Però sì, rivedendo il match, appunto, io la vittoria a questo punto l'avrei data a Bivol. Magari un pareggio, però la vittoria data a Beterbiev per majority decision mi sembra un po' troppo, anzi credo che uno dei giudici abbia dato anche 116-112, e questo in effetti è un po' scandaloso. Voglio concludere sottolineando quanto è sportivo Dmitry Bivol, che a fine incontro non ha cercato nessuna scusa, ha fatto zero polemica e ha fatto i complimenti al suo avversario. Anzi, in un certo senso si è fatto un'autocritica, perché ha detto che lui per questo incontro doveva essere perfetto e che comunque può fare di meglio e deve migliorare, perché si può sempre migliorare.
E io credo che questo sia l'atteggiamento giusto che dovrebbero avere un po' tutti. Certo, noi da casa, grandi appassionati, grandi fan, ovviamente ci divertiamo anche un po' a dire la nostra, ma pensate uno come Beeble, che si è allenato per mesi al match più importante della sua carriera e dopo la sconfitta riesce ad accettare tutto con questa classe e con questa sportività. Complimenti davvero, perché questo è un vero campione, non importa che abbia perso la sua cintura questa notte. Ma la sua mentalità e il suo atteggiamento sono davvero campione. E credo che questa sconfitta con una mentalità del genere possa solo farlo crescere e migliorare. Ditemi un po' anche voi se vi è piaciuto il match e soprattutto che pensate. Ha vinto Beterbiev o ha vinto Beeble?